Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, anche oggi parliamo ovviamente di news interessantissime e di leaks che vengono tirati fuori, non si sa bene da dove e come, di Fortnite. Oggi ragazzi, giornata molto importante, questo giovedì 21 giugno, perché inizieranno le sfide della settimana numero 8. Quindi ve lo ricordo, stiamo tutti facendoci una domanda importantissima. Siccome nella settimana precedente, quando abbiamo preso la stella segreta che era sopra la capsula dello spaccatutto e abbiamo ricevuto la schermata di caricamento della settimana 8, secondo voi oggi ci darà la schermata di caricamento una volta completate le sfide? Boh, andremo a vederlo. Ovviamente, ragazzi, quello che vi stavo dicendo è che è stato scoperto ancora qualcosa relativo al missile, alla base segreta, insomma, a tutto quello che potrebbe essere il finale di stagione di Fortnite della Season 4. Oramai su YouTube girano tantissimi video di YouTuber più o meno famosi che hanno trovato il nuovo rocket che sembra veramente pronto per il lancio. Il rocket, quello che troviamo ovviamente alla base segreta vicino alle spiagge snob, e ovviamente abbiamo capito che questo rocket in qualche modo sicuramente partirà. Non abbiamo ancora ben chiaro se il tema della Season 5 sarà la guerra, perché come vedete abbiamo un sacco di skin relative alla guerra, o i dinosauri, perché anche oggi nello shop, se ci facciamo caso, hanno inserito un tema a 360 gradi dei dinosauri: il nuovo deltaplano, le skin, le emote, insomma un sacco di cose. Alcuni dicono, ragazzi, che il rocket andrà a distruggere la base dei buoni, quella che è un po' stata dimenticata da tutti, che troviamo vicino al rifugio ritirato. L'abbiamo vista tutti all'inizio, poi l'ha lasciata perdere, quindi non lo sappiamo, nessuno ne ha più parlato. È là, c'ha la vista sul mare, meraviglioso, però non se ne parla più. Altri dicevano che doveva distruggere lande letali, addirittura non ho ben capito da dove abbiano ritrovato queste informazioni. C'è da dire, ragazzi, che io ho trovato un video che mostra una cosa molto molto particolare che si trova a Boschetto Bisunto, a Salty Spring, in poche parole, se volessimo dirlo in inglese. Andiamo a vederla un attimino, andiamo a dargli un'occhiatina, raga, che c'ho il video. Allora, c'ho il Wind of Capture, non mi parte il Wind of Capture. Datemi un secondo, non mi parte il Wind of, perché l'ho messo sotto, giustamente. Però guardalo qua. Allora, guarda cosa ti faccio vedere. Questo è il drone che con un bug va sotto a Salty Spring. Guarda che roba, guarda che roba. Guarda, guarda, lui è sotto Salty Spring, come vedi. Sotto, sotto, sotto. Adesso guardate che cosa appare. Guarda, voi non lo state vedendo, è circa. È lì sopra. Lo vedete quel puntino lì rosso, ragazzi? Lo vedete quel puntino lì rosso? Andate a vedere meglio che cos'è. Guarda, 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 ragazzi, sotto Salty Spring c'è un ologramma esattamente identico a quello che c'è nella base segreta di Spiagge Snob. Cosa vuol dire questo? Che forse verrà attivata la base dentro il sotterraneo di una casa. Come vedete, ragazzi, è ovviamente evidente che questo ologramma sia veramente uguale, quindi potrebbe essere un ulteriore spoiler. Tra l'altro, se guardiamo bene il rocket, guardate nella parte che riesco, vediamo col green, non riesco. Guardate nella parte alta del rocket sotto la testata, raga. Ci sono quattro piccoli rocket che potrebbero aiutare. Ah, scusami, Salty Spring, ragazzi, Boschetto Bisunto, volevo dire Bosco Bisunto, no, Borgo Bislacco. Boschetto Bisunto, chiedo sempre un ringraziamento alla mia chat che mi sta dietro. Boschetto Bisunto, perché io in inglese siano due cose un po'. L'inglese è là, io sono di là. Come vedete, ragazzi, ci sono questi nuovi elementi che sono i micro razzetti sotto il rocket. Quindi sicuramente qualcosa succederà dal Boschetto Bisunto. L'ologramma è stato
trovato completamente a caso da qualche utente a cui si è buggato il drone e che è finito sotto. È di certo un leak enorme per quello che dovremo aspettarci oramai in queste ultime 3 settimane, dove cominceremo davvero a capire un po' di più. Quale cacchio sarà il tema della Season 5? Quale funzionalità avrà questo Rocket? Beh, ragazzi, io vi ringrazio tanto, tanto, tanto per aver guardato questo video spoiler, che poi è un po' leaks, che poi è un po' spoiler, non lo sappiamo. Mi raccomando, un bel pollicione in su se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in live oggi, siamo già in live in realtà, con le sfide della settimana numero 8, sperando che ci regalino un'altra schermata di caricamento. Ciao!